Dopo 10 anni di abbandono, le terre attorno all'ex convento di Pieve di Cadore tornano a nuova vita grazie all'impegno dei richiedenti asilo che vi sono ospitati. Un orto, un frutteto e un pollaio, e da oggi nasce anche una coltivazione sperimentale di carciofi alpini. A lavorarci migranti e disabili insieme. L'idea è della cooperativa di comunità Cadore, aderente a Legacoop e Confcooperative. Il progetto nasce da un'idea che vuole mettere insieme, come per tutte le attività della cooperativa Cadore, l'amore, la valorizzazione del territorio e l'inclusione sociale. Siamo arrivati al momento della semina, i ragazzi rispondono bene, sia i ragazzi richiedenti protezione internazionale che i ragazzi del progetto Mosaico. Abbiamo pulito la vite, abbiamo ripristinato queste aiole dove seminiamo insieme ai ragazzi disabili che vengono la salata, patate, le zucchine, le cipolle, l'aglio, eccetera. Insomma, quindi c'è questa connessione fra richiedenti asilo e ragazzi disabili, ecco, una sorta di sinergia. Il progetto di riqualificazione degli orti è parte di una strategia più ampia. La filosofia complessiva è quella di non dare il vitto alloggio e poco altro, quello che poi alla fine potrebbe anche venire richiesto, ma di fare un percorso di empowerment della persona, come lo facciamo con gli svantaggiati di cui la nostra cooperativa si occupa, allo stesso modo lo facciamo con i richiedenti asilo. Perché chiaramente patiscono uno svantaggio in questo senso. The cooperative is very good at doing La their best cooperativa è molto buona, stanno to facendo give del the loro best meglio per offrirci hospitality la to migliore the ospitalità. immigrants. They are doing their best. I like here so much. People are nice here, Mi so piace tanto we are qui, la welcome, gente è you simpatica, siamo i benvenuti, abbiamo una vita buona qui e siamo trattati molto bene, non abbiamo problemi. Very good here. We don't have problem here, you know.